Salve a tutti, ciao. Allora, sapete che con Magic Cookie si può cuocere la verdura, diciamo, a vapore, senza bisogno di bollirla, di sbollentarla, direttamente nella pentola così com'è. Oggi però voglio farvi vedere come fare se abbiamo grosse quantità di verdura, come riusciamo a cuocerla. Allora, o con una casseruola alta oppure con la cupola. Ora vi faccio vedere. Io sto facendo gli spinaci, sono tanti, li potete cuocere così naturalmente come sono, solo con un poco di acqua. Io oggi li faccio con olio e aglio per fargli venire più saporiti. Anche il peperoncino ci sta molto bene, ma io devo farlo dar da mangiare ai bambini, insomma, non è il caso. Quindi olio, mettiamolo un pochetto per insaporire bene, no? E l'aglio. E gli spinaci. Sono veramente tanti. Bah. Ecco, li ho messi tutti, sono tantissimi. Ci metto un poco di acqua, diciamo mezzo bicchiere, ma anche meno. Perché comunque poi gli spinaci, ma in genere la verdura rilascia comunque la propria acqua e quindi si va a cuocere con la stessa acqua, non è necessario andare a metterne molta. Metto un pochetto che vado giù nella pentola. Madonna, sono proprio tantissimi. A questo punto che faccio? Metto la cupola. Faccio entrare tutto dentro. Scappate, spinaci, siamo tutti dentro. Questa ci permette di cuocere in grosse quantità e così con tanta verdura non avremmo potuto usare il coperchio perché comunque tra l'alimento e il coperchio deve rimanere dello spazio che è quello che crea la camera di vapore ed è la camera di vapore fa cuocere a bassa temperatura, quindi se no altrimenti non verrebbe poi la cottura sana e a vapore senza oli bruciati, altrimenti non verrebbe. Quindi, quando si hanno grosse quantità, è bene usare la cupola. La cupola va benissimo, copre benissimo sulle pentole che vanno da 32 a 34 centimetri. Copre tranquillamente. Quindi adesso ho messo olio, aglio, gli spinaci, un pochino di acqua, accendo una fiamma media, diciamo, non troppo forte, e fino a che l'acqua comincia un po' a bollire, gli spinaci si cominciano un po' ad ammaccare. Poi abbasso, mescolo e abbasso fiamma bassa e continuo la cottura. Allora, sono un po' abbassati, quindi cominciamo anche un po' a mescolarli. Voglio farvi vedere il colore, che rimane intatto praticamente con questa cottura. Tutti i sali minerali, i nutrienti degli alimenti, in questo caso degli spinaci, rimangono tutti all'interno. Bene, chiudiamo e continuiamo. Ora, ho già abbassato la fiamma, la fiamma è proprio bassa bassa. Adesso metto un poco di sale. Continuiamo la cottura, ci vorrà proprio poco. Allora, a questo punto penso proprio che siano pronti e spegniamo. Una cosa importantissima da fare, in genere in tutte le preparazioni con Magic Cooker, è spegnere e aspettare qualche secondo perché si abbassino i vapori. Così quando andiamo ad aprire il coperchio, tutto il vapore all'interno, quindi anche gli odori, non verranno fuori, quindi non ci sarà mai puzza in casa, solo un buon odore di cucina. Allora.
Guardate che bel colore. Gli spinaci. Un colore bellissimo, è rimasto tutto all'interno, tutti i valori nutrizionali, tutti i sali minerali, le vitamine, tutto all'interno. In un attimo sono pronti. E così avete visto anche come cuocere una grande quantità di verdure. Va bene? Ciao, alla prossima!